Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Come avete detto dal titolo, oggi parliamo di quale allenamento si può fare, quale attività fisica con il diabete. Non è che voglio dire ce n'è una che la puoi fare, se no quell'altra ti arresta, perché ovviamente non è così. Quale però è la migliore per la glicemia? Ho già fatto un video che spiega il perché tra l'una e l'altra. Questo è più un video che va a spiegare il perché, anzi più che il perché va a spiegare che tipi di attività uno può fare, soprattutto se devi cominciare a iniziare a muoversi, magari è una persona sedentaria, è arrivata da poco la diagnosi di diabete e perché fare questo tipo di attività potrebbe essergli utile. Ma prima, io mi chiamo Emanuele, sono studente di medicina al quarto anno, sono diabetico ormai da quasi 20 anni e quindi convivo con il diabete da un bel po'. Nonostante questo, ho fatto ciclismo a livello agonistico, ho vinto il campionato italiano e comunque ho avuto la possibilità di diventare anche professionista. Oggi invece sono qui per raccontarvi appunto quale allenamento potrebbe essere utile per voi. Perché diciamo quale allenamento potrebbe essere utile? Beh, perché ci sono alcuni tipi di attività che alzano la glicemia. Che voi direte, ma come? Ma in ospedale mi hanno detto che l'attività fisica abbassa la glicemia, aiuta a regolare le glicemie. Beh, SNI, cioè dipende dal tipo di attività. Oddio, in linea di massima l'attività fisica è vero che aiuta a abbassare le glicemie, però faccio sempre il distinguo tra attività aerobica e attività anaerobica. Anaerobica vuol dire che il nostro corpo non utilizza ossigeno per fare attività fisica, per cui ad esempio i 100 metri, anche se voi li fate con il fiatone, in realtà il vostro corpo non ha bruciato ossigeno per produrre energia. Questo perché al termine di quella che è la cascata di produzione dell'energia a partire dalla molecola di glucosio, l'accettatore finale che permette poi di ottenere le molecole che danno l'energia vera e propria è l'ossigeno. Per cui, tanto che questo processo non viene usato, si dice anaerobico, ok? Perché non viene utilizzato ossigeno, perché non viene utilizzato questo processo in cui è coinvolto l'ossigeno, ma vengono utilizzati dei processi che sono più brevi e quindi più rapidi per dare energia più in fretta, e ovviamente questo però alza molto di più la glicemia. Noi vogliamo migliorare le nostre glicemie, quindi cosa dobbiamo fare? Cioè, io ho ricevuto magari da poco la diagnosi di diabete, voglio dire dai, riprendo a fare qualche sport, riprendo a fare qualcosa e voglio iniziare a muovere, voglio riprendermi, ma almeno mettermi in forma e migliorare la glicemia. Ora mi sono fatto una lista di 20, di una 20, anzi non 20, ma una ventina di sport e ve la leggo: corsa, camminata veloce, nuoto, bicicletta, sci di fondo, canottaggio, palestra, dipende che cosa, pinning, lo step, pilates, yoga, cose di questo tipo. Perché questo e non lo so, la panca piana o il box? Perché sono sport rispetto alla panca piana e alla box, usate tutti sport aerobici, più sport di resistenza se vogliamo, per cui c'è un consumo costante di energia lungo un determinato periodo di tempo. In particolare tutti quegli sport che durano più di 45 minuti un'ora sono vantaggiosi perché vanno a consumare quelle che sono le riserve di glicogeno all'interno del nostro muscolo, ovvero della quantità, diciamo, di glucosio che viene accumulata nel muscolo in modo tale che appena serve venga utilizzata. Ora, le riserve che abbiamo normalmente nel muscolo coprono circa un'ora e una volta che vengono utilizzate vengono subito risostituite in quanto devono essere subito pronte. Esempio, io facevo ciclismo, per cui mi capita di fare allenamenti a 2, 3, anche 4, 5 ore. Dopo la prima ora, cosa succede? O noi diamo da mangiare al nostro organismo, quindi non so, mangiamo una barretta, mangiamo un panino con la marmellata, sempre preparati a casa, un frutto, se no il nostro corpo dice due cose. La prima, se vai troppo forte, ti ferma perché non ce la fa. La seconda, invece, se vai con calma, ed è quello che ovviamente noi vogliamo fare in questo caso, è dire: usiamo le riserve così che si abbassino le glicemie, si riducono i livelli di colesterolo, diminuisca il rischio di formazione di placche aterosclerotiche, diminuiscono complessivamente tutti i rischi cardiovascolari che nei diabetici sono sempre aumentati e di conseguenza avremo un miglioramento anche delle glicemie. Oltre che se siete delle persone poco sportive, comunque che fanno poco movimento, vi renderete conto che effetti di attività sportiva di lunga durata hanno vantaggi non solo per quanto riguarda le 3 ore immediate, magari di ciclismo che fate, le 3 ore di passeggiate in montagna che fate immediate, ma riguardano anche il periodo dopo, il pomeriggio, magari anche la sera o a volte anche la notte. Questo perché il nostro corpo deve cercare di recuperare energia e poi di accumularla, per cui continua comunque anche lontano dall'azione fisica che noi abbiamo svolto a bruciare comunque calorie, a bruciare quindi quella che va a costituire la massa di tessuto adiposo o comunque di riserve per andare a formare questa sostanza utile per l'attività fisica. Questo ovviamente se abbiamo le scorte lipidiche. Se non abbiamo scorte lipidiche, questo è un bel problema in realtà.
Perché se non abbiamo scorte lipidiche e noi non gli diamo da mangiare, il nostro organismo va a mangiarsi il muscolo, perché ci mette molto meno a mangiare le proteine nel nostro corpo che non a mangiare i grassi. Ma se di grassi non ne ha, comunque le proteine ci mette di meno, mangia le proteine. Noi sappiamo che i muscoli sono formati da proteine, per cui in realtà non facciamo altro che andare a mangiarci il nostro stesso muscolo. Per cui bisogna fare attenzione. Però, cioè, non è questo il caso delle persone a cui ho rivolto questo video. Questo video è rivolto alle persone che sono magari inesperte, vogliono iniziare a fare qualcosa, dicono cosa potrei fare. Ad esempio, l'elenco di sport fatto prima è perfetto, in particolare sport come la camminata, ma soprattutto ancora meglio il ciclismo. Ciclismo per due motivi: uno, non ci sono problemi di giunture, cioè non hai problemi di male alle ginocchia, non hai problemi di male alle caviglie, non hai problemi di male all'anca, e può essere fatto tutta l'età, e quindi presenta questi vantaggi che sono importanti. Perché mi rendo conto che sono importanti, soprattutto se uno deve fare in modo continuato per tanto tempo. D'altro canto, però, se uno fa un'attività come ad esempio il ciclismo, ciò significa che devi dedicargli anche tanto tempo. Per non parlare poi del costo che ha lo sport, ma questo è un altro discorso. Il tempo inteso come se devo fare 2 ore di allenamento te ne va via 3 e mezza alla fine, tra una roba e l'altra, perché 2 ore vai in bici, poi magari mezz'ora ti fermi tra la fontana, prendi l'acqua, vai al bar, prendi una roba, mezz'ora ti devi cambiare, fai la doccia, parti, ti trovi con degli amici, ti va via sempre di più delle 2 ore, no? Per cui ovviamente devi avere il tempo, devi avere la possibilità di dedicare quel tempo lì. E mi rendo conto che magari chi fa un lavoro che attacca alle 9, finisce alle 5 e fa le 40 ore a settimana, 8 ore al giorno, faccia fatica a fare una cosa di questo tipo. In questo caso correre è un'alternativa fantastica, cioè correre, fai la tua corsetta di mezz'ora, la puoi fare la mattina, durante la pausa pranzo, la sera, dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi, e comunque arriva una bella botta per la glicemia, perché comunque tu stai abbassando di molto la glicemia buttando e consumando tanti zuccheri, cosa che al tuo organismo fa solo che piacere, anche perché gli zuccheri sono un'importante causa di patologie renali. Quello che ti volevo dire, io te l'ho detto, noi ci vediamo al prossimo video. Ti ricordo che sul canale puoi trovare una serie di video che ti possono aiutare nella tua gestione delle glicemie, del diabete, migliorare l'utilizzo dei sensori e capire come trarne il massimo. Ti ricordo di lasciare un mi piace, un commento e di iscriverti se il video ti è piaciuto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!